Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Ci troviamo su Lichess con l'account the Joker. Andiamo a provare un po' di aperture strane, così per divertirci. Vediamo un po' a questo livello contro Vitaly. Attenzione, Vitaly 1, 2, 3. Eh, questo sarà forte della Russia. Ok, allora lui gioca E4. La mia idea è sacrificare le torri, giocare aperture così, proprio assurde, che non hanno molto senso. Così almeno. Il divario si stringe e quindi probabilmente l'avversario mi può mettere in difficoltà. Diciamo, ricordo chiaramente a tutti di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale. Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo, veramente, molte grazie perché ormai stiamo veramente volando per quanto riguarda le iscrizioni su YouTube. Dato che comunque questo è un canale di scacchi Abbiamo superato 30.000 iscritti Ma mi sembra già un ottimo risultato Ok Qui cosa succede? Intanto ho dato via la torre Volevo dare via anche questa Perdo la rock in questo modo Però da qui iniziamo a giocare Volevo dare via le due torri per i due alfieri Eccolo lì Eccolo lì Ve l'ho detto che lui, lui secondo me è bravo eh? Lo cattura? Eh, ci stava pensando L'ha catturato Bene così, vediamo un po'. Queste sono aperture di valore zero. <ride> Mamma mia che aperture. Con il Real Centro, ma c'è chi lo fa, c'è chi lo fa soprattutto nelle bullet. È funzionale, ma così non lo so, penso di no. Vediamo di far valere i due alfieri in qualche modo. Qui non è che ci sto capendo molto. Mi viene in mente di portare il Real sicuro spingere in qualche modo i pedoni centrali. Ok, lui sta spingendo in questo modo. Ora probabilmente vorrà spingere anche questo. Lo devo evitare in qualche modo. Giochiamo cavallo in C5, centralizzo il cavallo intanto. Spero giochi donna E2, arriva alfiere in A6, così magari recupero qualcosina. Sarebbe l'ideale per me. Ah, buono però, non male, non male. Ai ai ai. Guardate qui che roba, gli abbiamo praticamente intrappolato. Quasi intrappolato la donna, non ci posso credere. Ok, qui possiamo fare ciò che vogliamo, in realtà. Ad esempio, questa. Potrei anche catturare, ma. No, non ci posso credere. Vabbè, comunque, a 1438 è giusto così. Magari queste aperture sorprendono anche, perché ti fanno uscire fuori dagli schemi e uno poi non sa più bene cosa fare. Forse qui riesce a giocare torre di 1? No, non ha giocato torre di 1. Allora io catturo. Lui cattura e veniamo con l'alfiere in b7. Ora ho una posizione niente male qua. A me piace questa posizione, sono sincero. Ok, giochiamo donna in A8. Attacco il pedone 4. Sembra indifendibile ora questo pedone. In più c'è un pedone in presa in B2, ma con calma, con molta calma, perché la mia idea è cercare di attaccare chiaramente. Lui spinge in B4, ci può stare, catturo, vediamo, eh. ok, e qui catturo in E4. Ha ah, il cavallo in presa, vediamo cosa fa, se lo sposta, se non lo sposta io catturo e poi dentro di donna, magari ho idee come cavallo in G4, alfiere 5. Tante belle idee Vuole raddoppiare le torri eh? Ok Questo è interessante Vuole raddoppiare le torri Devo stare Molto attento qua Cosa facciamo Ma sì, dai io catturo poi, poi ci pensiamo dopo A cosa fare Quindi questa Suppongo Bene E qui giochiamo Non lo so Così Pedone F5 Scacco Questa me l'aspettavo Vengo qua mi darà scacco di nuovo. Eh, certo, spingere posso spingere. Sì, dai. Beh, rischio tanto, eh, rischio grosso. Perché c'è lo scacco qui. Posso catturare. mi entra di donna. Secondo me perdo. Posizione persa, ma giusto per vedere cosa succede. Contro Vitali 1438. Vediamo se riesce a vedere cose di questo tipo. E ora devo assolutamente contrattaccare in qualche modo. No, vediamo, eh. Vitali ci sta pensando Secondo me potrebbe trovarlo Il sacrificio in D7 Potrebbe riuscirci Dai Vediamo cosa fa Ci sta pensando Vitali ci pensa E eh, niente Sposta la torre perché attacca il pedone Strano Ora qui però Sto minacciando Scacco matto in due mosse Deve stare attento Deve stare molto attento Sta per arrivare anche al fiere 5 la vedo dura Quindi qui cosa potrebbe fare? Ma scacco forse Però catturo no Non va bene lo scacco E infatti lui difende in quel modo Arriva alfiere 5 Attacco la torre in B8 Attacco H2 Minaccio alfiere per H2 Scacco matto E qui questa è da abbandono Eh questa è da abbandono ragazzi Come prima partita è andata Assurdo In sole 27 mosse Ma ora passiamo alla prossima Vediamo un po', prossima partita. Tanto questa apertura si può giocare sia con i pezzi bianchi che con i pezzi neri. Analisa de Sang. Oh mio dio, qui Analisa è. È forte, Analisa. Vediamo se va per il matto del barbiere. No, dico è forte perché penso che abbia un account nuovo. E chi ha un account nuovo ha una forza incalcolabile. Ok, cavallo F3. Facciamo questa. Gli offro anche la seconda torre, se la vuole, sì. Sì, questa sembra molto più forte. Potrebbe essere anche un maschio. Non lo so. Ok, qui mi attacca. Vuole finirla subito la partita, ma non credo proprio. Ah, però, però, però. Niente male. Bellino il cavallo in H7. Oh, vengono fuori aperture buffe comunque. Facciamo B6 lo stesso alfier B7. Non mi dispiace giocare in questo modo. Spariscono i due alfieri. Poi bisogna cercare di aprire il centro in qualche modo. Certo se riuscissi qui a catturare. A catturare il. il cavallo non sarebbe male. Eh? Ok, dai, giochiamo d 6, facciamo. No. Eh, allora. Ha giocato con l'F3, vuole catturare. Non mi piace questa cosa. Non so. Facciamo cavallo F5. Mm, questa sembra molto più difficile rispetto all'altra. Uh. Insomma. Insomma. Mi attacca. Allora, non lo so. Proviamo questa. Cavallo B4. No, il problema qui è che. Sì, potrei guadagnare un pedone, ma. E non mi convince. Ora sì, dai, ora sì. Ora guadagno il pedone F5. Vorrei tanto trasferire il re di qua per venire ad attaccare e catturare il cavallo. Ok, bravissima, bravissima. Questa cosa mi piace. Perché guardate qui che debolezza. Ecco, questo è il metodo perfetto per far valere gli alfieri. Questo qui. Perché abbiamo aperto la diagonale. Ora qui. Catturo. Lei deve catturare, credo. Magari sviluppo anche l'alfiere, ma perché no? Ma sì, ma perché no? Guardate che attacco di nuovo. Mi sa che non conviene arroccare contro questa apertura. Non conviene. Analisa De Sang. Interessante. Forza Analisa De Sang. Oh, allora, dunque vuole attaccare. Mamma mia. Però su questa So se si può fare, oddio, minaccio un matto assurdo cavallo e due scacco matto. Vediamo se me la fa fare. Dai, 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 che non vede nulla, dai, che non la vede. Anche perché non può mettere, incredibile, non può mettere la donna da nessuna parte, ragazzi. È praticamente intrappolata. No, c'ha questa. Uh, bellissimo, la donna qui è in presa Però noi giochiamo cavallo e due scacco matto. No, non ci credo, non ci credo. Analisa mi offre la rivincita, perfetto. Non ci posso credere. Bellissima questa apertura. Oh, così mi diverto un sacco. Mi diverto veramente tanto a giocare in questo modo. Spero che il video sarà divertente. Ovviamente non è che sto prendendo in giro gli avversari. Cioè, mi andava di giocare un'apertura come questa. È spettacolare. Diamo via le due torri per gli alfieri. È incredibile come comunque subito catturano, perché la torre vale più dell'alfiere, no? Qui attacca stavolta. E vabbè, niente di niente speciale. Gioco così. Sa che vuole arroccare lungo. Ha la decisione, può arroccare corto o può arroccare lungo? Forse era meglio giocare cavallo b5, forse, non so. Vediamo. Ma che sì, figuriamoci. Ok, bene così. Ah, vuole venire qua in F6. Vuole venire in F6. Beh, oddio, ora non è, non è così banale, no? Ora non è così banale. A parte che è già difeso, ma cosa sto dicendo? Dai, dai, andiamo avanti. Questa, viene in F6. Gioco pedone G3, tranquillo. Il cavallo difende F2. Anzi, gioco cavallo per C7, scacco. Eh, infatti. Bene, ora G3, difendiamo H4. No, no, no. Tutto torna, tutto torna, perfetto. Ok, su questa... Eh, però... Vabbè dai, cambiamo i pezzi, che me frega. Qui attacco di 5 e attacco il cavallo, quindi immagino cavallo per... Solo che più si semplifica la posizione e più chance ha l'avversario di, di vincere, chiaramente. Quindi... 3 minuti. Oh, non ci credo. Vabbè, ragazzi, comunque 1471 è questo il livello. E pensateci che a 1471 la maggior parte degli scacchisti non ci arriva neanche. Qui ok, siamo su. Li... No, vabbè, non ci credo. Qui siamo su Oddio, 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 cosa sto vedendo. Cosa sto vedendo? È vero che qui siamo sull'e-chess Su chess.com, fate conto 1471. Siete già più forti del 97-98% di chi gioca su sull'icess. Non abbiamo le statistiche precise, però credo una, una buona percentuale, credo. Sicuramente sopra il 50%, perché dobbiamo considerare che sull'ICES mi sa che si parte proprio da 1400, se non mi sbaglio, di punteggio, da 1400. Comunque questa è da abbandono. Io direi questa è da abbandono, qui mi aspetto l'abbandono, ma non arriverà. E se non arriva, andiamo a dare scaccomatto. O forse arriva, non lo so. Solitamente chi sa giocare male a scacchi non abbandona. E infatti. Cosa vi ho detto? Guardate qui, che bellezza. Eh, allora, gli alfieri posti in fianchetto sono troppo forti. E un principiante fa fatica a individuarli. Male. Molto male. Ok io abbandonerei Fossi in lei Però lei non le vuole sapere Andiamo a darle scacco matto Eccolo qui qui, Eccolo Eccolo Arriva Mamma Scacco matto Ok Annalisa vuole ancora giocare Povera No vabbè dai eh, Si sta divertendo mi sa Ok ultima Ultima <ride> Ultima partita Mi sa che si sta divertendo Ah sempre solita apertura Oddio attenzione io gli gioco apertura di valore 0 E lei mi risponde Con un'altra apertura di valore 0 Bene bene così Bene così Giochiamo questa Uh E qui cosa sto facendo in pratica Niente ok Questa diventa così Diventa un'apertura strana E la do sul cavallo la torre Mm, che dite? Certo che. Vabbè, dai, la do sul cavallo. Dai, dai, la do sul cavallo. Cioè, non sono per niente sviluppato. Peccato. Ha interrotto i miei piani. Che peccato, ragazzi. Cioè, doveva proprio giocare. Alfiere per F7. eh. Mamma mia. Vai, vai. Ora, qui bisogna sviluppare semplicemente i pezzi. Questa non è male. Proviamo a catturare. Ci pensa tanto, ma non c'è nulla qui. Assolutamente Quindi, cavallo in C6. Attacco il pedone. Minaccio questa, no. È vero, è vero, potevo farla subito, mamma mia! Secondo me potevo farla subito. Avrei vinto se avessi giocato al 3G4, sono sicuro. Lei avrebbe catturato. Donna di uno scacco, Qui ci sta pensando, ma sono sicuro che svilupperà qualcosa. Invece no. Mm, che strano. Facciamo questa. Magari riporta la donna lì. Dai, speriamo. Speriamo riporti la donna in F3. Riporta la donna in F3. Arriva il fiore G4 con guadagno di tempo. Fallo, dai, fallo. No. Ok. Eh, niente, non l'ha giocata. Allora facciamo questa. Cavallo per minaccio cavallo di 3 scacco comunque anche questa mi sa che è andata come partita mi dispiace un casino qua qui prepariamo il pre-move boom scacco attacco ho già vantaggio ma ne avrò ancora di più mi sa quindi è andata così è andata così Provatela questa apertura A5, H5 Solo per coloro che si vogliono divertire Chiaramente è un'apertura per divertirsi Eh, Non vi sto dicendo <ride> di andare al torneo E di giocare a scacchi in questo modo H5, A5 Torre A6, torre H6 Di regalare le torri No, 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 no ragazzi No, no, no Anche perché l'avversario in questo modo si offende eh. Si offendono se gli giocate in questo modo il problema è che se perdono. Se perdono è ancora. Boh. Succede un casino. Non oso immaginare cosa possa succedere. Ok, dai, andiamo a dare scacco Guardate la torre impresa. Madonna, se ne accorta. Poi. Accidenti! Il cavallo impresa. in okay, presa. Qui è tutto impresa. Tutto in presa. Ok, catturo. State a vedere ora. Vediamo cosa fa. Benissimo. Scacco. Questa torre in D1 al Fiere F4. Cattura per favore. Cattura. Cattura che non succede nulla. Se cattura. Ah, si è accorta. Si è accorta dello scacco matto. Bene. Bene così. I due alfieri, ragazzi. I due alfieri sono fortissimi. Mamma mia, che potenza! Mai dare via la coppia degli alfieri. Mai. Mai dare via la coppia degli alfieri. Ok, qui non sto capendo. Qui, qui facciamo scacco. Lei vorrà tanto mettere la torre in gioco, ma io non gliela faccio mettere. Gli do scacco di nuovo. Ok. E gli do scacco di nuovo. Ok. E entro qua. Minaccio torre per F2. Ok, anche questa ci sta. Allora facciamo così. Alfiere 3. Minaccio alfiere per ad esempio. Lo scacco, bene. Rehk6. Questi pezzi sono troppo forti. Sono semplicemente troppo forti. Lei potrebbe catturare. No, non cattura, non cattura, non so perché, ma non ha catturato. Ok, così qua si cattura il re ora. Mamma mia, come è messo male questo re, ok. Dai, voglio vedere cosa fa. Eh sì. Bella comunque come idea. Bella come idea, vuole dare scacco? Cioè, scacco matto. Però peccato, peccato che lo prende lo scacco matto. Abbiamo giocato un'apertura veramente strana, veramente assurda, proprio di valore zero. Vediamo che lo metterò anche nel titolo. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.